appuntamento alla lettura delle premiazioni fine giornata. Premiazione della Supercampione e il podio per Samuele Bernardini, Alberto Franco, e lo straordinario Michele Cervellin. Un applauso a questi tre campioni che, nonostante la pioggia e il fango, sono riusciti a compiere una grandissima impresa di ostaggio. Penso anche la voce per le azioni fantastiche di quest'oggi. Comunque complimenti, complimenti a Samuele Bernardini, terzo classificato. Manifestazione bagnata, manifestazione fortunata, era meglio di no, insomma, in un certo senso, però è finita questa bellissime due giornate, è finita con una gara bagnata, una gara con molta, un treno molto difficile, però è stata bellissima. Beh, quando ospiti certi campioni di una certa caratura, ovviamente vengono fuori sempre delle belle gare, e questo oggi l'hanno dimostrato. Hanno dimostrato di saperci fare, di andare forte in moto. La nostra pista, diciamo, che ha risposto bene nonostante le modifiche. Abbiamo ancora da lavorare, questo sì è certo, per farla tornare quello che era il Miravalle, però è così, abbiamo dovuto modificare per ovvi motivi di rumore, impatto e vari impatti, e oggi siamo qua che ci stiamo lavorando, e la prima soddisfazione penso sia questa manifestazione. Bene o male sì, è bagnata, però il pubblico che è arrivato nonostante l'acqua ci dà grande conforto, grande piacere, grande forza per andare avanti. Primo esame della nuova pista, passato direi, perché l'italiano, insomma, è un importante manifestazione. Un voto gli potremmo dare un 7, poi c'è sempre a migliorare, Alessandro, anche un 8. No, non andiamo troppo in alto, no, sono abbastanza critico anch'io. Abbiamo visto insieme ai nostri tecnici che ci sono ancora dei punti da migliorare, il terreno ancora è da lavorare, però dobbiamo aspettare comunque la stagione buona. Diciamo che ci siamo dati come punto di arrivo due anni, in due anni dovremmo essere di nuovo ad avere una pista ad un livello veramente ottimo. Quello che piace oggi è che il pubblico si diverte molto, perché nonostante la partenza in salita era storica, ma così la pista dalle tribune si vede bene, si vedono tanti sorpassi, tanto spettacolo, e da qui appunto andremo a migliorare, insomma. Ecco, però per quanto riguarda il Motoclub Liperi, il Miravalle, al di là del circuito, esame passato, perché insomma grande risultato di persone, tanta professionalità, malgrado siano tutti diciamo così volontari. La forza del Motoclub è questa. Stamani abbiamo fatto la foto dei bambini insieme al presidente della federazione, che ci ha onorato della sua presenza, e i bambini sono il nostro futuro, noi ci puntiamo sempre, però grazie a tutti i volontari che sono qua, ci danno una mano, sono sempre qua con noi. Beh, l'impegno è grosso, però tante persone fanno sì che questo impegno poi diventi fattibile, e questo era un impegno veramente grosso, una settimana abbastanza difficile, il tempo incerto, quindi insomma tanta tensione, però alla fine poi l'adrenalina ti va via e ti cala un po' tutto, e capisci che hai fatto un grande lavoro, e questo grazie a tutti quelli che sono a lavorare, insomma. Alla fine premiazione è stato detto ci vediamo ai mondiali, pensavo qui al Miravalle, no, ancora vediamo di aspettare un annetto, un altro annetto, però insomma. Allora, il mondiale è un po' il nostro punto di arrivo, ovviamente come tutte le piste, però il mondiale sta assumendo sempre di più una veste grande, molto grande, e non è così facile. Per l'impegno economico che dovremmo affrontare, ma soprattutto per l'impegno lavorativo, di forze proprio.
e quindi dovremmo fare veramente tanti cambiamenti per arrivare al mondiale, salvo che non arrivi una richiesta da parte del promoter del mondiale che non sa magari dove andare a fare una tappa e magari ci chiede il circuito in affitto per fare questa tappa, allora lì cambierebbero le cose. A noi il compito è quello di preparare il tracciato per essere pronti ad ospitarlo. Ancora non ci siamo, quando saremo pronti ci faremo avanti sul promoter e gli diremo noi siamo pronti ad ospitarlo, quindi se volete venite, però fare tutto da noi è veramente una cosa impossibile, insomma, ecco.